Chicago, Los Angeles e persino il Texas, con la città di McAllen al confine con il Messico, una fetta d'America è qui, in diretta video con il Papa, perché non potrà incontrarlo il 22 settembre, data d'inizio del suo attesissimo viaggio negli USA. La gioia di questi spettatori speciali è comunque tangibile, così come la loro commozione. Sono poveri, emarginati, senza tetto, immigrati, sono quegli ultimi in senso evangelico che ad un tratto diventano primi, soprattutto quando Francesco, rispondendo a Marcos, giovane clochard messicano, rivela loro i sentimenti che lo animano alla vigilia di questa visita. Vengo per stare con voi, afferma Bergoglio. Io sto al servizio. Io sono al servizio di tutte le chiese e di tutti gli uomini e donne di buona volontà. Per me c'è una cosa molto importante, che è la vicinanza. Per me è difficile non stare vicino alla gente. Invece, quando mi avvicino alla gente, come farò con voi, mi è più facile comprendervi e aiutarvi nel cammino della vita. Perciò è così importante questo viaggio, per avvicinarmi al vostro cammino e alla vostra storia. La prima a parlare col Papa è Valerie Herrera, in collegamento dalla scuola gesuita di Cristo Re. Ha una malattia della pelle, ma grazie alla famiglia e alla musica è riuscita a superare tante difficoltà. Francesco le chiede di cantare per lui e lei lo fa, anche se la voce trema un po'. Junto a ti Maria, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Avere coraggio, lo stesso di Valerie, ecco cosa serve ai giovani oggi, afferma il Papa, ma anche non isolarsi, non camminare soli. È vero che nel cammino della vita ci sono difficoltà, tante. Non abbiate paura delle difficoltà. Siate prudenti, siate attenti, ma non ne abbiate paura. Voi avete la forza per sconfiggerle. Non vi spaventate, non vi fermate. Non si assustano, non si detengano. Alicia, 11 anni, singhiozza mentre racconta la sua vita di privazioni nella casa di accoglienza per rifugiati e Rosemary, la sua mamma che l'ha cresciuta da sola, quasi chiede perdono davanti a tutti per aver commesso errori. Francesco, invece, le risponde ammirato. Sos una mujer valiente. Porque fuiste capaz de traer... Sei una donna coraggiosa perché sei stata capace di portare queste due figlie al mondo. Avresti potuto ucciderle nel tuo grembo, ma hai rispettato la vita. Hai rispettato la vita che cresceva dentro di te. E questo Dio te lo premierà e te lo premia. Non ti devi vergognare. Cammina con la fronte alta. Andà con la frente alta. Il tema più caldo il Papa lo tocca rispondendo a Riccardo, immigrato nel Texas a 4 anni e costretto a 16 a diventare l'uomo di casa, visto il grave incidente che ha colpito suo padre. Il ragazzo gli chiede quale sia la soluzione al dramma della fame e a quello dell'immigrazione. A volte Dio, afferma il pontefice, risponde col silenzio, ma gli uomini no, non possono tacere né voltarsi dall'altra parte. Tutti siamo creati per l'amicizia sociale. Tutti abbiamo la responsabilità di tutti. Nessuno può dire la mia responsabilità arriva fin qui. Tutti siamo responsabili di tutti, aiutandoci nel modo che ciascuno può. L'amicizia sociale è il motivo per cui Dio ci ha creati. Amistad social. Para eso nos creó Dios. Francesco ascolta altre storie e altri drammi di fronte ai quali sente ancora di più il bisogno di farsi vicino e stringere con le sue braccia chi è nel dolore.